Una bambina di 6 anni sfugge al controllo della nonna sulla spiaggia e si smarrisce. Dopo qualche ora è ritrovata in stato confusionale dalla polizia. Episodio sul litorale di Punta Bracetto. I carabinieri fermano sulla spiaggia Maria di Ragusa 3 giovani minorenni che avevano razziato la bancarella di un extracomunitario. Avevano portato via collane e monili di sua produzione. Fermati a Pozzallo dalla polizia 4 scafisti di nazionalità marocchina, avevano condotto un gommone con a bordo 112 migranti, sono stati inchiodati dal video telefonino di un passeggero. L'associazione Fare Verde Vittoria torna ad analizzare il farragoso dei campeggiatori Mordi e Fuggi. Lo stempio, dicono, è stato limitato rispetto al passato, ma siamo ancora molto indietro. Raccolta firme a Scroditi per chiedere la presenza del medico rianimatore nelle ambulanze. Promotrice dell'iniziativa una band musicale assieme ad una famiglia che ha perso un figlio. Eccoci ancora un nuovo appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia, ancora un'ampia pagina di cronaca. Oggi dunque partiamo con il panico, la preoccupazione di ieri a Punta Bracetto per lo smarrimento di una bambina di 6 anni sfuggita al controllo sulla spiaggia della nonna. Per fortuna dopo da lì a qualche ora è stata poi ritrovata dagli agenti di polizia in evidente stato confusionale. Una bambina di 6 anni che sulla spiaggia di Punta Bracetto giocava in spiaggia era all'improvviso sparita alla vista della nonna. Poi, dopo le paniche e le preoccupazioni del momento, è stata fortunatamente ritrovata dagli poliziotti, richiamati sull'arenile da una donna in stato di agitazione, che era appunto la nonna. La stessa ha spiegato che aveva con sé la nipotina accanto, che però non riusciva più a trovare. Gli agenti sono quindi messi subito alla ricerca, con l'allarme scattato anche alla sala operativa della questura. Ha avuto inizio così una larga perlustrazione del tratto di mare interessato, puntando l'attenzione soprattutto sui bagnanti in acqua. Alla fine, per fortuna, a circa 500 metri dal luogo dove si erano perse le tracce della bambina, la stessa è stata individuata sempre sull'arenile in evidente stato confusionale. Gli agenti l'hanno quindi raggiunta e rassicurata che tutto era a posto e che erano venuti a cercarla per riportarla dalla nonna. Delle poche è stata riconsegnata ai genitori, visibilmente rinfrancati, che erano ancora impegnati nelle ricerche e che non hanno mancato e lesinato un ringraziamento ai tutori dell'ordine. A Maria di Ragusa invece i carabinieri hanno fermato in spiaggia 3 ladri, tutti i minorenni, che avevano razziato la bancarella di un immigrato. Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Operazione Lampo dei carabinieri della compagnia di Ragusa, che a Maria di Ragusa hanno identificato 3 giovani, tutti minorenni, 2 italiani e 1 rumeno, che avevano razziato qualche giorno prima la bancarella di un malcapitato extracomunitario. L'uomo, originario del Bangladesh, era intento a vendere collane e monili vari di sua produzione e in un momento di distrazione si è visto sparire dal bancone la merce. Ha quindi subito richiamato l'attenzione di una pattuglia di militari che era in zona in un servizio di prevenzione sul lungomare e ai quali ha raccontato l'accaduto. Da lì a qualche giorno, espletate le indagini, anche in base agli elementi forniti dall'ex comunitario, i militari sono riusciti a identificare e fermare 3 giovani ladri, i quali alla vista e le divise avevano anche tentato una fuga, ma senza riuscirvi. La rifurtiva recuperata ammonta ad un valore di circa 600 euro. I 3 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. A Pozzallo la polizia ferma 4 scafisti marocchini. Sarebbero stati loro infatti a condurre un gommone con 112 migranti a bordo, recuperata anche un telefonino di un passeggero, dove si vedono nitidamente i 4 in azione. Ancora fermi di scafista a Pozzallo da parte della Polizia di Stato e ancora una volta grazie ad un video sul telefonino di un passeggero dove si distinguono nitidamente i 4 tutti i marocchini a occuparsi del gommone. Si tratta di Youssef Asla di 37 anni, Aymad Kedada di 31, Abdulali Aldavi di 25 anni e Ahmad Abidu di 24. Ad avvistare il gommone in mare aperta era stato un aeroplano Star 1 decollato dall'aeroporto di Malta col pilota che ha informato la nave dell'ONG Fenix. La stessa si è quindi portata sul posto indicato, avviando immediatamente le procedure per il salvataggio dei 112 passeggeri, operazione che avevano termine nell'arco di circa 3 ore. I migranti sono stati successivamente trasbordati sulla nave Aquarius, condotti quindi presso l'hotspot di Pozzallo, dove sono arrivati intorno alle 17:30. Con questi arrivi, quest'anno hanno fatto già ingresso nel centro di accoglienza circa 9.800 migranti a fronte di 28 approdi.
Voltiamo pagina, l'associazione Fare Verde di Vittoria torna su quanto accaduto a Ferragosto sul litorale ibleo invaso, come è noto, da migliaia di campeggiatori. Lo scempio è stato limitato, dicono, da Fare Verde in questo caso, ma bisogna fare ancora di più sul fronte della sensibilizzazione ed educazione. Durante la notte di Ferragosto, come ormai da tradizione consolidata, le nostre spiagge sono state invase da migliaia di campeggiatori mordefuggi che hanno anche lasciato il segno del loro passaggio. Così l'associazione Fare Verde di Vittoria, che dice agli occhi di tutti stavolta si è trattato di uno scempio limitato rispetto al passato, e questo grazie alla sensibilizzazione e alla presenza di molti sacchetti in buon ordine sui marciapiedi, frutto di una crescita indiscutibile ma ancora lontana anni luce dal difendere il futuro. La raccolta differenziata e la cura del territorio, proseguono da Fare Verde, sono un dovere ma anche un segno di rispetto per le prossime generazioni. C'è infatti ancora troppa inaccettabile spazzatura sparsa su tutte le spiagge del litorale, unita ad un atteggiamento di menefreghismo e inciviltà. Uno scenario questo che impone di non abbassare la guardia e di implementare azioni anche a tutela del rispetto e della legalità. Quindi un invito dell'associazione ambientalista a maturare un senso civico che può e deve scattare dentro, elaborando concetti che non sono per nulla scontati in una società consumistica, e all'amministrazione comunale anche l'invito ad impegnarsi in questo percorso di crescita e di civiltà. Raccolta di firme la scorsa sera a Scoglitti per chiedere la presenza di un medico rianimatore nelle ambulanze. Promotrice all'iniziativa una band artistica insieme ad una famiglia che aveva perso in un incidente stradale un figlio. L'obiettivo è sensibilizzare la politica locale e regionale verso un traguardo di fondamentale importanza che dovrebbe essere naturale avere e che invece manca, ossia dotare le ambulanze la presenza di un medico rianimatore. A promuovere l'iniziativa di carattere sociale la band artistica Puoi Sentirmi Ancora, la quale assieme alla famiglia Ferrisi di Vittoria qualche anno fa ha perso un figlio coinvolto in un grave incidente stradale. Sull'ambulanza che lo aveva soccorso non c'era appunto il medico rianimatore che lo avrebbe potuto salvare. Probabilmente, rilevano dalla stessa famiglia vittoriese, questi politici non sanno ascoltare le nostre richieste in quanto non hanno avuto un dramma come quello che abbiamo subito, e ci sembra assurdo però che si debba raccogliere delle firme per sensibilizzarli e chiedere qualcosa che invece ci spetta come diritto. La serata è stata occasione anche per un intrattenimento musicale da parte della stessa band, dedicato a tutti i ragazzi che non ci sono più, hanno spiegato gli stessi musicisti, ma che possono sentire i loro cari. Un medico può salvare una vita è stato alla fine lo slogan dell'iniziativa, oltre a sentire comune di tanta gente che vi ha aderito con grande slancio. Nel tardo pomeriggio a Vittoria, presso la sala Emanuele Giudici, alla seconda assemblea pubblica a Vittoria del cosiddetto bilancio partecipativo e del proseguo naturale di quel primo incontro che si era svolto a Scoglitti. Si tiene stasera a Vittoria, presso la sala Emanuele Giudici, la seconda assemblea pubblica relativa al cosiddetto bilancio partecipativo. La precedente assemblea, come è noto, si era svolta lo scorso 7 agosto a Scoglitti, nei locali della delegazione municipale, e oggi saranno presenti il sindaco Muscato, l'assessore al bilancio Andrea La Rosa, tecnici comunali e addetti ai lavori. Questa assemblea pubblica, ha spiegato lo stesso assessore La Rosa, è il secondo importante atto del processo di condivisione con la cittadinanza del bilancio partecipativo. E segue infatti l'incontro molto proficuo, oltre che stimolante, che si è svolto nella frazione e quindi ci consentirà di vivere altri importanti momenti di democrazia diretta. La Rosa ha poi aggiunto come i stessi cittadini saranno interpellati e coinvolti sulle scelte concrete dell'amministrazione e anche su come verranno spese le risorse economiche dell'ente. L'esponente di giunta è quindi tornato ad invitare la città a partecipare per offrire un contributo concreto di proposte e suggerimenti. Topi, scorazzante anche in pieno giorno, blatte e zanzare la fanno da padrone sia a Vittoria che a Scoglitti. Lo afferma il consigliere comunale di Nuove Idee, Sara Sigie. E ho chiesto al sindaco, dice, all'assessore all'ecologia, ognuno per le loro competenze, che venga fatta con uno stema urgenza la seconda fase di disinfestazione e derattizzazione, come appunto nella vicina Comiso. Una costante, dice la Sigie, rispetto alle più elementari norme di igienico-sanitarie, in particolare riguardo al conferimento dei rifiuti, fa sì che il nostro territorio non debba essere invaso da questi insetti. Villa Margherita Ragusa è nel più completo degrado, lo denuncia a Ragusa in Movimento, che parla di situazione inaccettabile e chiede al Comune di intervenire. Quattro passi nel degrado, per compierli, denunciano da Ragusa in Movimento, basta recarsi a Villa Margherita, nel cuore del centro storico superiore di Ragusa. Quello che un tempo era il sito principe dell'aggregazione delle famiglie, rimarcano dall'associazione ragusana, oggi si è invece trasformato nel simbolo più evidente della mancata attenzione da parte di chi dovrebbe essere deputato a curare una realtà del genere.
Alcuni esponenti della stessa associazione si sono anche recati sul posto dopo le numerose segnalazioni ricevute e quello che è stato trovato non era per nulla piacevole, anzi, un degrado quindi evidente, ricordo lontano di quel giardino un tempo amato e frequentato da diverse generazioni di ragusani. I bagni pubblici, per dirne uno, sono abbandonati a se stessi, per non parlare della vasca, dove si nota la presenza di acqua verdastra, e si capisce quindi che, al di là dell'inciviltà di alcuni cittadini, il sito non si pulisce da parecchio tempo. Viene pertanto chiesta all'amministrazione comunale e alla giunta Bricetti in particolare di fornire risposte efficaci in merito, in attesa che possano prendere il via i lavori di riqualificazione dell'intera area già programmati da tempo. Restiamo a Ragusa, domani l'apertura dei solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Si comincia con la traslazione del simulacro, con le manifestazioni liturgiche e non quest'anno allungate fino al 9 settembre. È arrivato il momento dell'apertura dei solenni festeggiamenti di agosto in onore di San Giovanni Battista, patrono principale di Ragusa e della diocesi. La festa 2017, che sarà caratterizzata quest'anno da un allungamento sino al 9 settembre, prenderà infatti il via ufficialmente domani, sabato 19 agosto. In serata ci sarà infatti la Santa Messa, al termine della quale sarà consegnata la maglietta ai nuovi portatori del fercolo del santo. Subito dopo, intorno alle 20:30, come da tradizione, sarà aperta la nicchia del patrono e, dopo un momento di preghiera, il simulacro sarà traslato nel braccio sinistro del transetto per la venerazione dei fedeli, questo momento sentito da tutti i presenti. All'indomani poi della traslazione, domenica prenderà il via il solenne novenario, con le messe tutti i giorni e con i momenti della presenza dei solisti della corale polifonica guidati dal maestro Giovanni Arestia. Calcio d'agosto, i rapporti chiusi all'amichevole tra Modica e Ragusa, terminata con un sonante 5-3 per il rossoblù. Modica più avanti nella condizione, Ragusa un po' meno. Un Ragusa ancora a cantiere aperta, dovuto arrendersi dal Vincenzo Barone davanti ad un Modica già in palla. Il derby iblea amichevole tra rossoblù e azzurro è finito con un pesante 5-3 danni della formazione di Raciti, imbottita di giovani con altri elementi arrivati da poco e quindi senza la necessaria conoscenza sia di schemi che di compagni. Una partita che si è giocata, come è noto, a porte chiuse, stante la ben nota inagibilità della struttura e che quindi ha tenuto lontani i tifosi. Se poi la gente si disamora di questo sport e non si trovano imprenditori o cordate a considerare l'idea di accollarsi una società, qualche motivo ci sarà. Meglio quindi il Modica da rivedere invece con i nuovi innesti in Ragusa. Dalle note liete in casa azzurra sicuramente Di Martino tra i pari, la coppia difensiva Lauria d'Arrigo. A centrocampo in avanti invece un bel rebus per Reciti, che deve fare in fretta ad assemblare i reparti. Domenica 27 agosto infatti è tempo di Coppa Italia con la gara di andata a Caltagirone. Soddisfatto sull'alto versante il tecnico fa anche un rappocciolo che ha visto una squadra che si è mossa bene e tenuto il campo per buoni 60 minuti. Un Modica quindi sulla buona strada, ha affermato il tecnico, e vuole essere pronto per i programmi prefissati dalla società. Sabato 26 agosto intanto la piazzetta del porto turistico di Maria di Ragusa ospiterà la 7ª edizione della Coppa Mediterraneo di Kickboxing, manifestazione sportiva patrocinata al Comune di Ragusa che è organizzata dall'SD Falcon Club con la collaborazione di X Sicilia e CSN Provinciale. A contendersi il titolo saranno le atlete Manuela Mania di Ragusa del team Saladino e la gelese Sofia Quattrocchi del team Greco. La seconda podistica di Punta Braccetto Memorial Carmelo Chiara Andà è stata appannaggio rispettivamente di Vincenzo Schembari per gli uomini e di Fernanda Mirone per le donne, prova che era valida per il Grand Prix Fidal. 11 km in mezzo allo scenario unico della riserva di Randello fino a Punta Braccetto per vedere alla fine tagliare il traguardo a Vincenzo Schembari. L'atleta della SD Padova Ragusa ha vinto infatti la seconda podistica Memorial Carmelo Chiara Andà, gara valida del Grand Prix Fidal. Schembari ha concluso la sua prova in 39:15, seguito da Maurizio Lacarruba del Barocco Running. Tra le donne invece è successo per Fernanda Mirone della Barocco Running, col tempo davvero strepitoso di 47:54, seguita dalla compagna di scuderia Sabrina Mazza. Ai nastri di partenza si erano presentati ieri in oltre 200 podisti, mentre vicino c'era anche un forte gruppo di camminatori che si erano cimentati in una salutare passeggiata in mezzo alla riserva naturale. Una gara podistica fortemente voluta dal comitato organizzatore, che crede molto nel rilancio turistico di Punta Braccetto, per cui l'impegno è stato massimo anche da parte dei volontari del soccorso di Santa Croce Camerina e delle numerose associazioni presenti che, a vario titolo, hanno fornito il proprio prezioso contributo per la riuscita della manifestazione.
Appuntamento adesso al prossimo anno per la terza edizione, mentre la carovana si sposterà a Giorni nell'alta riserva orientata della foce dell'Idminio, dove domenica 27 agosto avrà luogo la prova del campionato provinciale di corsa su strada. E si è concluso intanto all'alba il torneo di calcio a 5 notturno organizzato al Comitato dei Festeggiamenti in onore di San Bartolomeo a Giarratana. 8 le squadre che a partire da ieri sera si sono date battaglia all'impianto sportivo Piero Garaffe, che senza soluzione di continuità hanno avuto la possibilità di misurarsi sino a far emergere la formazione vincente. Alla fine infatti ha avuto la meglio il team dei Belli di Notte, i cui componenti hanno scritto il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione. Breve pausa dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Eccoci al riepilogo dei fatti più importanti del giorno. Una bambina di 6 anni sfugge al controllo della nonna sulla spiaggia e si smarrisce. Dopo qualche ora è ritrovata in stato confusionale dalla polizia. L'episodio sul litorale di Punta Bracetto. A richiamare gli agenti la stessa donna, agenti che sono messi alla ricerca della bambina in poco tempo, a circa 500 metri dal luogo dove si erano perse le tracce, è stata trovata e riconsegnata ai familiari. I carabinieri fermano sulla spiaggia Maria di Ragusa 3 giovani minorenni che avevano razziato la bancarella di un extracomunitario. Avevano portato via collane e monili di sua produzione. Si tratta di 2 italiani e un rumeno, tutti minorenni che avevano approfittato di un momento di distrazione dell'ambulante per far razzia. Alla vista dei militari hanno poi anche tentato una fuga, ma senza successo. Fermati a Pozzallo dalla polizia 4 scafisti di nazionalità marocchina, avevano condotto un gommone con a bordo 112 migranti, sono stati inchiodati dal video telefonino di un passeggero. Ad avvistare il gommone in mare aperto un aeroplano decollato da Malta. Il pilota ha quindi informato la nave dell'ONG Phoenix, che si è recato sul posto indicato, poi successivamente il trasbordo sulla nave Aquarius. L'associazione Fare Verde Vittoria torna ad analizzare il farragoso dei campeggiatori Mordi e Fuggi. Lo stempio, dicono, è stato limitato rispetto al passato, ma siamo ancora molto indietro. Indietro ovviamente rispetto alla cura del territorio ed una crescita collettiva nella difesa del futuro da consegnare alle future generazioni. Per Fare Verde l'amministrazione comunale deve impegnarsi di più in questo percorso. Raccolta firme ascolti per chiedere la presenza del medico rianimatore nelle ambulanze. Promotrice dell'iniziativa una band musicale assieme ad una famiglia che ha perso un figlio. La band Puoi sentirmi ancora assieme alla famiglia Ferrisi per raccogliere firme e sensibilizzare la politica locale e regionale verso un obiettivo di fondamentale importanza che dovrebbe essere invece per tutti un diritto. TG che termina qui, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.